Bentrovati dal Festival della Diplomazia. Questa è la serie di conversazioni La Costituzione del Mondo della Scuola sulla Complessità. Questa è l'unica conversazione che, almeno da parte mia, vede un altro sfondo, perché per l'eccezionalità e la riuscita di questa conversazione siamo riusciti, dopo lungo tempo, ad incontrarla. Lei è una grande amica storica di tante iniziative, ma in questo momento capiremo durante questa conversazione perché è così affollata di impegni come altri, forse anche più di altri, e comunque sicuramente nella circostanza, nella contingenza del momento, impegnatissima. Grazie ancora per aver trovato il tempo per accettare l'invito. Sono sicuro che l'avresti accettato in ogni momento, ma per aver trovato in queste circostanze, poi va detto a te e a chiunque altri ha accettato l'invito a queste conversazioni, ma a te in modo particolare, perché ci siamo riusciti proprio per il rotto della cuffia. Giorgia Pontetti, benvenuta. Ciao Michele, grazie, veramente un piacere essere qui. Scusami effettivamente la complessità della cosa. Beh, però la complessità della cosa adesso la vediamo strada facendo, perché con te ce n'è di complessità. Intanto ti descrivo per quanti, insomma, ci seguono e non ti conoscono ancora. Tu sei un ingegnere elettronico e un ingegnere astronautico. La tua è un'attività in ambito ricerca e imprenditoriale. Di preciso, tu porti avanti una tua azienda che si chiama G&A Engineering. Fa poche cose, tipo mandare satelliti nello spazio e tante altre che adesso vediamo come si collegano allo spazio e al contenuto anche di altre conversazioni, e data la circostanza in modo largo anche a un film in questo periodo nelle sale e che ci starà ancora a lungo perché andrà in sequel, e mi riferisco a Dune. Tra l'altro è possibile che facciano anche una serie relativa a Dune. E poi sei la fondatrice di Ferrari Farm, un agriturismo, azienda agricola, agriturismo tra i più accreditati, se vogliamo, dell'intera regione Lazio, in un posto bellissimo tra la provincia di Rieti, al confine con l'Abruzzo, la Valle del Salto, ma insomma non siamo a linea verde, e questo è solo per portare chi ci segue nella foto che ho davanti, no? Di te nel verde con la cuffia, vestita più da scienziata che da manager, come sei vestita in questo momento. E l'unicità di questo luogo non solo è la cura, come insomma è unica la cura di ogni agriturismo e di ogni persona che veramente ci tiene nel portare avanti la sua azienda agricola, ma è perché tu hai sviluppato delle serre idroponiche, e fin qui non saresti l'unica, per fortuna è una tecnologia che sta prendendo piede, che però hanno una sterilità e un'ermetica e una computerizzazione che tutte insieme le rendono le uniche in Europa. Lasciami dire, e poi contestualizzerai tu stessa queste cose che dico in questo momento e che sembrano un po' delle boutade, che il collegamento con Dune e con Marte, con una conversazione che abbiamo fatto con Alexis Barriere su la Terra e Marte allo specchio, e quindi mi vengono in mente le sabbie di Arrakis, no? Per portare i nostri telespettatori all'interno delle dune di Herbert. Questo dall'idea dello sviluppo che tu stai portando avanti non solo in terra, all'interno del pianeta Terra, ma che è seriamente preso in considerazione per considerare, insomma, colture che possono essere portate, anche avviate, anche sulla Luna e successivamente su Marte. Quindi parliamo di poche cose, tutto sommato. Allora, Giorgia, come iniziare con te? Chi ti conosce, che ti segue, sa che i tuoi pomodori sono andati sulla Luna, anzi hanno fatto il giro della Terra, sulla Luna ancora no, con la Cristoforetti, perché tu coltivi pomodori spaziali. Chi ti segue sa che la tua cultura ha queste unicità, l'abbiamo detto adesso stesso. Qual è il nesso, per rimanere per ora con i piedi per terra, poi ci muoviamo nell'universo, qual è oggi il fronte che ti vede più impegnata nel affrontare le sfide della complessità, a proposito, che ti porta
la tua doppia natura di imprenditore dello spazio e di imprenditore della terra, più esattamente poi imprenditrice dello spazio e imprenditrice della terra. Allora, ti ringrazio per la domanda. Io hai toccato i punti giusti, le corde giuste, diciamo, perché io tutta la vita ho avuto la dicotomia interna, nel senso che mi hanno sempre detto hai i piedi piantati per terra ma la testa nelle nuvole, no? Quindi un po' come dire fai il contadino dentro però con la testa viaggia da altre parti. Quindi io ho avuto una vita travagliata, nel senso che ho cercato tutta la vita come dimostrare che questo avere i piedi per terra e la testa fra le nuvole avesse un senso, e quindi come unire due cose apparentemente non coniugabili come l'agricoltura e la tecnologia, perché a nessuno verrebbe mai in mente di dire che esiste un trade union tra l'ingegneria e l'agricoltura. Sì, qualche cosa, la meccanizzazione agricola, i trattori a guida autonoma, ma quando io ho iniziato l'ho pensata veramente complessa, quindi ho affrontato la complessità nel senso della non solo della tecnica, perché poi realizzare una serra vuol dire mettere a fatto comune competenze multidisciplinari, no? Ma ho dovuto affrontare quella che è stata lo sforzo più grande, la complessità nel rivolgermi agli altri, perché io quando sono andata ho iniziato a raccontare questa mia ipotesi, questa mia follia, questa mia visione, chiamiamola così, mi sono scontrata con forse o l'ignoranza da una parte, che di solito nell'italiano medio l'ignoranza mette come, diciamo, come output da cattive parole, cioè coprirti di fango, dire non si può fare, è impossibile, non funzionerà mai, c'è un po' questa ritrosia tipicamente da DNA italiano. E quindi la complessità nel dover dimostrare agli altri che non era poi così folle come sembrasse. Questo, credimi, è stata una cosa che io non mi aspettavo, perché mentre un ingegnere mette in conto di gestire la complessità dei sistemi, non puoi mettere in conto di gestire la complessità dell'uomo. Ed è lì che noi forse siamo diversi da tutti gli altri esseri pensanti e viventi, no? L'uomo è una relazione complessa, quindi quando tu mi parli di scuola della complessità, a me piace molto, lo sai, perché è la vita che è complessa, le relazioni sono complesse, tutto complessità, che poi in qualche modo va resa semplice. E quindi non ho fatto altro che convincere con il tempo la gente che quella roba che sembrava così tanto complessa in realtà era molto semplice. Beh, insomma, è la proprietà delle grandi persone o delle persone che hanno delle grandi capacità far apparire semplici cose che non lo sono, no? Un'esecuzione musicale difficilissima, se eseguita nel migliore dei modi, dall'idea della unicità e della semplicità della esecuzione. Ora, rimaniamo su terra, quindi, e nuvole. E parto da una frase letta sul libro di Herbert Dune, che non penso, non ricordo di averla sentita nel film, chiaramente per esigenze di riduzione non possono aver portato tutte le considerazioni, ma ce n'è una che mi sembra particolarmente calzante, ed è una considerazione che fa il planetologo, no? Questo ecologo e questo arbitro insieme del pianeta, di un pianeta deserto, e dice: dobbiamo usare l'uomo come una forza ecologica e costruttiva. Ecco, per ideologia si capisce cosa significa ecologica, per una certa ideologia che rischia di avere un po' il paraocchi, perché non conosce poi il paradigma della costruzione. E per la costruzione può diventare un concetto molto relativo o addirittura da ignorare, quello dell'ecologia. Allora, questa frase ha una particolare importanza perché mette insieme ecologia e costruzione, quasi un ossimoro in termini pratici, in termini teorici sicuramente no. In che modo può diventare spiegabile, capibile e può trovare una realizzazione alla luce anche della tua esperienza? Ma guarda, io sostengo da sempre il fatto che l'ecologia, intesa in senso ampio di oggi, non l'ecologia del radicalismo, quello più estremo, no? L'ecologia vuol dire anche vuol dire la tutela del pianeta, per come la vede Giorgia, no? Quindi essere ecologici non vuol dire essere l'estremista della raccolta differenziata, ma vuol dire essere consapevoli del nostro pianeta, delle fragilità che porta con sé, ed essere costruttivi, quindi proattivi, nel fare in modo che ognuno di noi sia messo a fattor comune, quindi si presti come alla causa di salvare il pianeta. Non vuol dire fare il comizio di Greta Thunberg, per nulla togliere al comizio, ma
quando io sento parlare di forza ecologica e costruttiva, mi viene in mente proprio il concetto di dire costruttivi insieme. Cioè, a me mi hanno insegnato che se si è insieme, invece di essere una mano aperta, ci si chiude a pugno, si diventa invincibili, no? Quindi se tutti noi facessimo un passo in più, saremmo costruttivi e potremmo fare qualcosa per cambiare le cose, no? Come abbiamo fatto negli anni per deteriorare il nostro pianeta, in questo modo, con questa nuova visione, l'ecologia diventerebbe a portata di tutti, basterebbe semplicemente cambiare il paradigma, cambiare il punto dal quale la si osserva. Penso, una volta poteva essere la Formula 1, no? Adesso lo è lo spazio, e si capisce, se la dico però, come poteva essere vero e come ancora è vero per la Formula 1 rispetto al comparto automobilistico. Cose apparentemente fine a se stesse, se non al Gran Premio, quindi a uno sfoggio di motori, a una competizione, muovevano poi l'intera industria automobilistica a compiere dei grandi passi avanti, si sviluppava quasi in modo inutilizzabile su strada per l'uso quotidiano, perché poi queste acquisizioni scientifiche e tecnologiche potessero diventare parte della nostra vita. Oggi questo vale molto per lo spazio. E allora, in che modo ti stai preparando? La dico grossa, perché poi saprai tu dare la giusta proporzione, ma in che modo ti stai preparando ad essere una delle potenziali realtà di ricerca e produttive prese in considerazione quando si metterà la bandierina su Marte per creare lì un ecosistema sostenibile, soprattutto dal punto di vista della coltura, no? Quando è che vedremo i primi pomodori di Giorgia Pontetti della Ferrari Farm essere coltivati su Marte, e quando lo vedremo, a cosa avremo dovuto, a quale principio e a quale acquisizione successiva avremo potuto prevedere che un giorno i tuoi pomodori saranno i pomodori di Marte? Allora, guarda, per me è andata esattamente un po' al contrario, come sai, nel senso che a me l'idea di fare questa idroponica un po' speciale, unica in Europa, è venuta proprio in una conferenza sullo spazio, in cui grandi scienziati disquisivano fra di loro e disse, un professore disse, quando andremo su Marte coltiveremo l'idroponica. Sai che vuol dire nel pubblico che era abituato, non ha suscitato nessun fermento. Io ero una giovanotta, oggi sono anch'io speaker di quella conferenza, però ero una giovincella e sono tornata a casa e ho scoperto cose meravigliose, no? Gli aztechi, i babilonesi. E io sono semplicemente messa a fatto il comune la prima cosa che mi hanno insegnato all'università, che è un po' quella della Formula 1 che hai detto tu, no? Cioè, se una cosa funziona nello spazio, trova sicuramente una ricaduta a terra. E quindi mi sono detta, se la coltivazione idroponica ne parlano per Marte, prima di andare su Marte, perché non la usiamo per tutelare la terra? Quindi facciamo un impianto che è unico, perché non ci aveva pensato nessuno. Io ho semplicemente visto uno strumento, no? Ho detto, invece di costruire i satelliti, come abbiamo sempre fatto, in una camera pulita, ci coltiviamo le piante, visto che mio nonno era un contadino. Quindi credo molto che il futuro delle missioni spaziali sia quello, perché lo continuano a, diciamo, ad asserire tutti gli scienziati. Detto questo, io nel mio piccolo ce la sto mettendo tutta, e quindi sto lavorando affinché prima o poi ci possa essere o un pomodoro sulla Luna o anche un'insalatina, mi basterebbe in realtà, mi accontento anche di piccole dimensioni, però me lo auguro, nel senso che io ci sto lavorando con l'obiettivo, perché se detta così sembra un po'. Sì, da piccola è vero, volevo fare l'astronauta, oggi voglio fare il pomodoro su Marte. Non è questo il concetto, è che se è vero come è vero che andremo, perché tanto ne parlano tutti, che andremo su Marte, nel viaggio per andare su Marte non sono possibili i rifornimenti da terra che oggi invece vengono effettuati sulla stazione spaziale. Quindi gli astronauti avranno necessità di mangiare, e non è pensabile che sopravvivano anche alle radiazioni, al carico radioattivo che c'è soltanto mangiando cose già confezionate da terra, perché gli studi fino ad oggi della NASA hanno dimostrato che le cose dopo 5 anni non sono nutritive, sono palatabili, che vuol dire che sono gradevoli al palato, ma che non fanno necessariamente la funzione che deve fare del cibo, no? Non deve solo sfamare il senso della fame, dovrebbe nutrire. Quindi se vogliamo nutrire queste persone, forse c'è da farle come un po' come la signora che coltiva a casa in balcone. Se vuole nutrirsi in modo sano, dovrebbe farlo dentro casa, prescindendo dall'inquinamento che c'è fuori. La stessa cosa vale per gli astronauti. Se non gli diamo da mangiare nel viaggio, su Marte non ci arriveranno mai. E mentre troviamo il modo di nutrire gli astronauti, certo, pensavo che però
Questo rinvierebbe ad ulteriori questioni sui viaggi interstellari, dove addirittura si porrebbe il tema proprio della cultura a bordo che cambierebbe tra le generazioni, perché potrebbe prendere decine di generazioni, quindi lì il cibo diventerà uno dei temi, nel senso che ci potrà essere una generazione che è abituata ancora a mangiare le proteine come la conosciamo e un'altra che ormai conoscerà altri cibi che oggi noi pensiamo che esistono, che sono altamente nutrienti, ma che una buona parte di noi spera di non dover mai trovarsi a mangiare come prima scelta di qualcosa che viene offerto. Ecco, lungo un viaggio interstellare e assieme a tutto questo potrebbero cambiare le condizioni culturali, sociali, addirittura il modo di parlare. Una generazione, la decima generazione, potrebbe non capire più quello che diceva la prima generazione di quando sono partiti sulla stessa, chiamiamola, Enterprise. Ora, mentre sviluppiamo, è un plurale maiestatis, mentre naturalmente ti seguiamo nel tentativo di trovare il modo di crescere e coltivare e crescere nell'ordine giusto su Marte, e mentre si va su Marte, nel frattempo immagino anche sulla stazione che sarà un po' più lontano da quella che ruota attorno alla Terra, quindi quella la cosiddetta Lunar Station. Queste acquisizioni potranno essere valide anche sulla Terra, nel frattempo, perché Marte, sbaglieremmo a considerarla la via di fuga, sarebbe veramente un quadro disastroso. Marte diventerà un luogo verso il quale andare e poi vedremo con quale significato interplanetario politico, ma intanto sarebbe bene prendersi cura della Terra sulla quale viviamo, che è più di una certezza. E in questo senso torno su Dune, perché c'è un altro passaggio molto suggestivo, e in questo poi ti chiedo di raccordarlo rispetto anche allo sviluppo urbano, no? A mettere insieme elementi urbanistici, penso all'archeologia e al recupero di tanta archeologia industriale, penso insomma a un ecosistema sostenibile, che vada oltre il bla bla bla, che vada oltre le retoriche, che però prenda sul serio tutti i segnali che manifestano il bla 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 e le retoriche. Ed è questa affermazione: la vita accresce la capacità di un ambiente a sostenere la vita. È un'affermazione importante, sempre Dune. Cioè la vita crea le condizioni ambientali perché possa perpetrarsi. Il tema della sostenibilità, cioè la durata in questo, ma c'è una durata che non sa di sopravvivenza, perché la vita ha quel sapore di vita, cioè di vita dignitosa, che è una vita altra, più ricca di quella della sopravvivenza, più ricca anche solo di valori, se vogliamo, no? Dove non è il mors tua vita mea a cui ti costringe la sopravvivenza. E allora, in che modo le tecnologie sostanzialmente alle quali stai lavorando potrebbero essere ancora di più, perché lo già lo sono, potrebbero essere ancora di più utilizzate su larga scala dai comuni, dalle regioni, dal paese, dai paesi, dalle aree geografiche vaste, dai continenti? In che modo potrebbero essere alla portata di tutti e al maggior beneficio di tutti? Guarda, qui c'è un primo problema di fondo, che è una grande reticenza, no? Tipicamente verso queste cose, perché c'è la cattiva informazione che tende a dire l'idroponica vuole sostituirsi all'agricoltura tradizionale. Bene, non è questo il ragionamento che ho fatto io. Io ho fatto un ragionamento diverso, che si basa un po' su quello che hai detto tu, nel senso, se è vero che noi abbiamo il pianeta che ha una fascia che è all'equatore, che ha problemi dovuti al troppo caldo, quindi a troppa luce, troppo sole, e poi abbiamo zone in cui invece c'è il problema opposto, 6 mesi completamente al buio. Noi siamo fortunati, siamo nati nel Mediterraneo, tutto è fiorente, tutto funziona bene, ma non tutti hanno avuto le stesse fortune. Poter quindi pensare che uno strumento come il mio possa consentire l'autosufficienza e quindi possa consentire di coltivare al Polo Nord o di coltivare in Africa, dove l'energia è troppa, ma basta farlo come si farà su Marte, sottoterra, quindi in vecchi edifici. Questo fa pensare anche a coltivazioni urbane e periurbane, perché una volta le città avevano l'area di coltivazione vicino, oggi questo non è più pensabile anche per livelli di inquinamento ambientale, no? Quindi se io penso a Roma, sono una romana di adozione ormai, sono fuori, però sono nata a Roma e cresciuta a Roma. Roma è piena di vecchi edifici industriali non utilizzati. Quelli oggi, con le tecnologie di oggi, potrebbero essere ammodernati, potrebbero portare non solo
la coltivazione in città, ma potrebbero creare un indotto, un farmers market di nuova generazione, le riqualificazioni dei quartieri, potrebbero fare in modo che riaumenti la socialità, perché oggi abbiamo periferie dove i bambini non possono uscire per strada e magari una cosa del genere potrebbe creare un punto di incontro, di ritrovo, dove i ragazzi possano imparare, studiare, capire, vedere. Ci sono bambini che vengono da me e magari hanno sempre pensato che le mele nascessero in cassetta, perché non hanno mai avuto il privilegio di vederle sugli alberi, no? Questo è un grave problema se pensiamo che domani loro saranno coloro che governeranno me, che sarò anziana. C'è una carenza culturale, no? Quindi credo che non solo l'idroponica, ma in generale la fortuna di avere delle tecnologie anche invasive, anche importanti, messe a fattor comune della popolazione, non pensando semplicemente al business economico, ma pensando a risolvere i problemi reali, secondo me quello vuol dire aver fatto bingo. Sarà che io sono ancora un po' utopistica e penso che non possano morire i bambini di malnutrizione quando poi c'è spreco di cibo in altri continenti. Basterebbe dargli una serra idroponica e fargli mangiare 50 grammi di insalate alte in cariche di vitamine ogni giorno per evitare che ci siano bambini che muoiono tutti i giorni. No? Siamo nel 2021, è grave, perché io quando andavo a scuola c'erano gli stessi problemi che ci sono oggi, quindi vuol dire che la tecnologia non è stata messa al servizio del bene, è stata messa al servizio del business. Ecco, io non diventerò mai ricca perché credo che la tecnologia vada al servizio del bene del paese, dell'ecosistema, del mondo, del nostro pianeta. Questo fa onore al tuo pensiero e ancora di più nella misura in cui, insomma, si fa azione alla tua poi quotidianità di donna impegnata nella ricerca, nell'impresa. Ed è il tuo marchio distintivo, perché poi chi ti seguirà, chi già ti conosce un po', insomma, già lo sa. Chi ancora non ti conosce, se avrà modo poi di seguirti e di ravvisare in questo una certa coerenza. Grazie ancora, Giorgia, per aver accettato l'invito. Lasciami dire, solo per non disorientare troppo chi ci segue, che è vero che questa è evidentemente l'unica conversazione con uno sfondo diverso, ma non per questo sarà l'ultima della serie, perché non seguono un criterio cronologico, seguono uno zigzag che è tematico, interdisciplinare e di distribuzione dei carichi, perché abbiamo avuto delle conversazioni molto dense, molto intense, magari anche quelle apparentemente su temi più frivoli, e poi alcune conversazioni che potevano sembrare più frivole all'inizio che si sono rivelate ulteriormente, insomma, dense di contenuti, e altre che grazie a coloro che hanno conversato sono riusciti a rendere temi apparentemente molto complessi e pesanti estremamente fruibili. Quindi è un condensato di tutto questo, la costituzione del mondo. Tu hai dato idea di un'ulteriore faccia della faccia, non so se la faccia oscura, la faccia luminosa, insomma, visto che i riferimenti sono puramente casuali alla direzione luna, porteremo avanti ulteriormente gli spunti e le suggestioni che abbiamo condiviso con te. Lo facciamo da tempo, continueremo a farlo. Tienici aggiornati su tutti i piccoli passi che compierai, perché saranno piccoli grandi passi per l'umanità. Da parte nostra in bocca al lupo, grazie ancora a te e a chi ci segue. Alla prossima. Grazie.